Torna domenica 5 maggio la giornata della prevenzione cardiovascolare, iniziativa ideata dal dottor Umberto Pignataro e sostenuta dalla Fondazione Carispac e dal Comune dell'Aquila, ma anche dalla ASL. Si chiama Progetto Cuore a Madonna Fore ed è un progetto teso a prevenire l'insorgenza di malattie dell'apparato cardiovascolare. Quella di quest'anno è la 19ª edizione della manifestazione che intende promuovere l'attività fisica moderata come strumento di prevenzione e quest'anno sarà articolata in due momenti. Dalle 9 alle 12 ci sarà la tradizionale passeggiata lungo il sentiero della Madonna Fore con punti di incontro per consulenze cardiologiche e possibilità di sottoporsi al rilievo dei parametri clinico-strumentali cardiologici. Per favorire la partecipazione sarà operativo un collegamento autobus da Piazza d'Armi a San Giuliano, messo a disposizione dell'amministrazione comunale. Dopo aver avuto una relazione con il golf e con il torneo di biliardo, adesso è in partenariato con il circolo tennis. Il messaggio è lo stesso, sia quello alimentare per gli stili di vita e sia per il movimento. Lo stato fisico di benessere comporta un miglioramento generale e la promozione di Progetto Cuore va nella direzione di promuovere queste attività e ovviamente conciliarle con la diagnostica specialistica cardiologica con la sede attività residenziale al Torrione. Dalle 15 alle 20 l'iniziativa si sposterà al circolo tennis dell'Aquila per una giornata gratuita di avviamento al tennis. Ci sarà anche un torneo amatoriale e poi una pericena offerta a tutti i partecipanti. Sono stati annunciati durante la conferenza stampa anche dei lavori imminenti che verranno fatti al circolo tennis e l'imminente riapertura, tra le altre cose, del collegamento con la piscina comunale, lavori poi di adeguamento degli spazi esterni per eliminare le barriere architettoniche. Si inserisce questa iniziativa all'interno di una serie di iniziative che abbiamo deciso di organizzare proprio per dare un segnale di apertura di questa struttura che è un po' un cuore pulsante, sportivo, ma deve diventarlo anche a livello culturale e sociale di questa città. La novità di questa edizione riguarda l'istituzione di uno spazio medico veterinario dedicato alla prevenzione dell'insorgenza di malattie cardiovascolari e metaboliche nei cani. Le visite e le consulenze nutrizionali saranno effettuate per tutta la giornata dalle dottoresse Giulia Pignataro e Serena Aquilio. Avremo un corner veterinario in cui daremo consigli nutrizionali e sulla prevenzione della patologia cardiovascolare o metaboliche dei nostri animali, nello specifico i cani che appunto ci accompagnano nelle nostre passeggiate appunto sulla Madonna Fore. Spesso vediamo tante persone che camminano con il cane e quindi ci saremo anche noi che controlleremo insomma la frequenza, il peso del cane e soprattutto consigli sulla corretta alimentazione per farli vivere più a lungo insieme a noi.